e queste somme avrebbero dovuto servire a costruire le infrastrutture. Qua si è fatto esattamente il contrario, cioè si sono costruite le case con dei criteri che corrispondono a quelli della speculazione edilizia. Invece le strade, le infrastrutture erano costruite dalla Cassa del Mezzogiorno. Per cui quando abbiamo, negli anni 70, la seconda metà degli anni 70, hanno cominciato a segnare le case, arrivava questo mare di gente a occupare le case in mezzo a un deserto. Le strade ancora non c'erano, era un mare di fango, gli ascensori non funzionavano. Si prevede un quartiere di 60.000 abitanti senza prevedere un negozio, perché la gente in genere fa la spesa tutti i giorni, almeno si procura da mangiare, essendo una zona dove non è che si producono ortaggi o roba commestibile, per cui servono dei negozi. Erano previsti un paio di mercatini rionali che sono stati costruiti circa 10 anni dopo l'inizio della realizzazione del quartiere, e in genere con nessuna funzione che dovrebbe essere quella del mercatino rionale di calmieratura dei prezzi, perché i box del mercatino sono assegnati agli stessi salumieri della zona, per cui chiaramente i prezzi sono gli stessi. E anche un concetto di progettazione del quartiere che non tiene minimamente conto delle esigenze umane delle persone. Allora, strade che somigliano molto più a piste di aeroporto che non a strade urbane, larghissime, per cui favoriscono velocità delle automobili, e per maggiore disagio di chi è costretto ad andare a piedi, gli attraversamenti pedonali, sottopassaggi per attraversare le strade che aggiungono un altro chilometro, per cui nessuno li ha usati. Le scuole lo stesso non c'erano, allora si è supplito con la costruzione di cosiddette aule mobili, che stanno là immobili da 20 anni oramai. Cioè delle costruzioni in prefabbricato di cemento armato, dove bastava che due ragazzi parlassero contemporaneamente e non si capiva più niente, con disturbi perché non c'era nessuna parete fonoassorbente, senza palestre, senza nessun'altra struttura che dei loculi in cui venivano collocate le aule. Ci sono state delle iniziative, per così dire, di rappresentanza, no? Significative, che dovevano riqualificare Scambia. Scambia c'ha una storia, appunto, cominciata nella seconda metà degli anni 70, poi dopo 5-6 anni è stato commissionato al CRESM, Centro di Ricerche Socio-Economiche del Mezzogiorno, uno studio per vedere perché Scambia non funzionava. Perché uno costruisce le case, non fa i servizi, poi si chiede com'è che la gente non ci vuole stare oppure ci sta a disagio. Allora si è fatto questo studio del CRESM e ci sono stati una serie di studi, gli ultimi del Dipartimento di Urbanistica dell'Università, sulla vivibilità e sulla sicurezza nel quartiere, perché si è fatta anche una mappa dove è più pericoloso, dove ti possono scippare, dove ti vendono la droga e dove no, insomma è tutto quanto mappato il quartiere, senza nessuna conseguenza pratica. L'altra caratteristica del posto è che, appunto, essendo un quartiere relativamente nuovo rispetto al resto di Napoli, è un quartiere di gente sradicata, portati qua da realtà completamente diverse, realtà di paese o realtà dei quartieri popolari di Napoli, dove c'era una compartecipazione di vita tra persone, gli uni e gli altri, no? Si potevano parlare dalle finestre attraverso il vicolo, sovrapponendo gente abituata a vivere, se non a livello del terreno, almeno a livello di primo, secondo piano, per un addensamento, come succede con i conigli e con gli animali non carnivori, che messi in condizioni di sovraffollamento diventano feroci e si azzannano uno con l'altro. Questa è la situazione del quartiere. Cioè l'addensamento e la congestione delle abitazioni provoca una quantità di violenza che si scarica sugli stessi servizi che dovrebbero stare a servizio dei cittadini. Le cassette della posta sradicate dai muri, i bottoni dell'ascensore incendiati, oppure i vani degli ascensori usati come servizi igienici, eccetera. Così tutte queste aree abbandonate, che sono palestra dei venditori e spacciatori di droga, oppure esercizio dei fuochi artificiali o di sparatorie, che si confondono con le sparatorie per le feste dei santi, allora uno non sa bene se quale santo si sta celebrando o chi si sta ammazzando. Ogni sera, dalle 12, mezzanotte all'una, ci sono dei fuochi artificiali qua. Non si è capito bene, c'è chi dice che è per comunicare con quelli del carcere che stanno di rimbetto, per comunicare di qualcuno, oppure per festeggiare la liberazione dal carcere di qualcuno, o per comunicare che è arrivata una nuova partita di droga, non si sa. Thank you.
delle cose per cui è conosciuta Scampia sono le vele, ma Scampia è molto più grande delle vele. Nato nella seconda metà degli anni 70 come fruizione degli abitanti, ci sono sperimentate dei nuovi tipi di costruzione, appunto le vele, sono interamente in cemento armato e le abbiamo viste costruire, c'era una cassaforma di lamiere rettangolare quanto tutto l'appartamento, si colava il cemento con tutte le tubature ai lati, poi si sfilava questa cassaforma e si metteva a fianco dove c'era l'altro appartamento. I divisori interni erano di 5 cm di spessore, per cui uno faceva l'amore oppure tossiva in un posto e si sentiva in tutto il palazzo, senza nessun fonoassorbimento. Poi si è scoperto anche che ci stanno condense di umidità, perché essendo tutto cemento armato si creano addensamento di umido, per cui sono non vivibili. Questa è salita agli onori della cronaca perché un gruppo di abitanti ha costituito un comitato per l'abbattimento delle vele, aiutato dall'architetto Antonio Memoli prima, poi appoggiandosi alla facoltà di architettura, e finalmente si è riusciti a fare questo piano di ristrutturazione. Due vele devono essere abbattute, nelle altre tre in un primo momento doveva venirci la facoltà di agraria, forse coltivavano le piante sui balconi, non si è capito bene come si metteva la facoltà di agraria qua. Quando finalmente è stata decisa, è stata realizzata l'abbattimento della prima vela, si è verificato che erano costruite con buona capacità, perché nonostante la dinamite non è caduta. Allora si è ripetuto lo scoppio della dinamite e finalmente poi si è riuscita ad abbattere con l'intervento di varie ditte, no? Palle di ferro da sbattere contro le pareti. E adesso due sono abbattute, ci sono dei cantieri eterni, si stanno costruendo altre case negli spazi liberi del quartiere per alloggiare gli sfrattati dalle vele e le vele vengono